Carissimi amici, bentornati all'ascolto di questa nostra trasmissione Volti di Speranza. E in questa puntata andremo in Messico. Sarà una puntata piena di lacrime e di dolore. Parleremo di Felix. E Felix, in questa copertina, è davvero drammaticamente rappresentato negli ultimi momenti della sua vita. Felix è un poliziotto che ha perso la vita a motivo dei cartelli dei narcotrafficanti. Cari amici, parto da una considerazione agghiacciante. La guerra in Ucraina, che sentiamo tutti i giorni troppo riproposta in tutti i notiziari, in tutti i talk show, ha fatto alcune migliaia di morti, non è vero? In Messico ogni anno muoiono 42.000 persone o scompaiono nelle fosse comuni a motivo della violenza. Perché non mettiamo su un piatto della bilancia le diverse guerre del mondo e le pesiamo? Molte volte invito a seguirmi in un viaggio, ma seguire in questo viaggio in Messico non lo propongo a nessuno, perché la vita è un continuo pericolo e Felix muore proprio nella sua lotta contro il narcotraffico. Ed il libro è scritto insieme con Dulce Maria, che è la moglie di Felix. Messico insanguinato dai cartelli. Messico pieno di sofferenza. Il Messico che abbiamo già incontrato con la storia di Arminda, e abbiamo già incontrato Dulce perché insieme con me portava la piccola Santina al mare. Ma oggi vogliamo parlarvi di Felix, ma per farvi capire chi è Felix voglio prima farvi capire con immagini ciò che in Messico viviamo. Avete anche voi WhatsApp. Nessuno esca di notte ad Acapulco e in tutte le sue colonie dopo le 8 di sera. Uomini, donne e bambini non devono uscire. Questo non è un gioco. Incendieremo auto e devasteremo negozi. Condividi questo messaggio con tutti i membri della tua famiglia. Ripetiamo, non è un gioco. Cartel de Jalisco Nueva Generación. Mi è arrivato mentre visitavo questa famiglia in cui questa donna ha visto massacrarsi il marito, in cui un taxista come le altre, come tante altre persone muore. Questi morti della guerra sul narcotraffico nessuno li conta, nessuno ne parla. E la vicenda che noi raccontiamo nel libro di Dulce, scritto con me, è davvero una vicenda di dolore incredibile. Ascoltiamo anche la storia un momentino di questa giovane donna e dei suoi bambini, prima di introdurci al libretto di Dulce. La nonna prende un taxi da sola, va a vedere questa scena. Norma viene avvisata dai vicini, perché tutti sappiamo le cose attraverso passaparola, con una sua amica si reca alla colonia Las Periodistas e lì l'orribile scena. Trova il taxi con dentro il marito crivellato di colpi, ucciso da una scarica di colpi. Thank you.
Queste immagini sono terrificanti. Oggi ad Acapulco, ogni settimana, vengono uccise solo ad Acapulco dalle 8 alle 10 persone. Il sangue che vedete è il sangue dell'ultima autopsia fatta. E nelle celle frigorifere non c'è più spazio. Ci sono più di 300 cadaveri in stato di decomposizione. Uno è quello che sto facendo la benedizione e l'altro è questo altro cadavere. Una puzza incredibile che viene da queste celle frigorifere che, essendo piene, non possono più ospitare cadaveri. I cadaveri vengono lasciati così. E parliamo di 300 cadaveri in decomposizione. Ascoltate questa testimonianza che viene da questi uomini. È una visita molto, molto importante. Siamo ad Acapulco, nel Semefo, l'obitorio. Qui è pieno di cadaveri e c'è una puzza incredibile. È la prima volta che un sacerdote viene qui a dire una preghiera a questi frigoriferi pieni di morti. Qui dietro ne abbiamo uno. Ma oggi io vi voglio dire che ci sono persone molto brave come Enrique, come Diverso, Stavan, Luis, che vengono, vanno nei luoghi dove sono stati uccisi, li portano qui. Abbiamo le opere di misericordia corporale nella Chiesa e le opere di misericordia corporale sono seppellire i morti. Questa gente con grande forza, perché l'odore è terribile, la vista è incredibile, tutti i giorni lavorano qui per dare pietosa sepoltura alle vittime della violenza. Oggi, nella media di una settimana, vengono qui 15 morti, tutti su 15-13 uccisi per colpi di pistola, per colpa di arma di fuoco. Io voglio, a nome vostro, abbracciare ognuno di loro e baciare le loro mani con le quali ricompongono questi morti. Qui abbiamo un morto che è qui dal 30 di aprile e sono solo ossa e resti di carne. Loro con forza incredibile lo fanno, per un salario non dignitoso. Per questo voglio riconoscere a loro, con un abbraccio e baciando le loro mani, tutta la nostra ammirazione e devozione per questo incarico tanto difficile, tanto brutto, ma tanto anche significativo. Possiamo tornare in studio e commentare un momento davvero queste storie fuori di testa. Pensate, 15 morti in una settimana, in quel giorno che ho visitato l'obitorio. 13 uccisi con arma da fuoco. Si ha paura a visitare le strade. Questo anello che porto è un anello che dice un compromesso con la nazione che è più nel mio cuore, ma che mi spaventa più di tutte. Vediamo le immagini che riguardano il libro, appunto, di Felix e le commentiamo brevemente. Eccolo qui il nostro Felix, era un uomo molto vicino alla sua famiglia. Ascoltiamo la testimonianza. Venendo a trovare questa signora che ha un nome bellissimo, si chiama Dulce Maria, ed è la mamma di questi tre ragazzi che hanno 20 anni, 17, 22, 22, 17 e 20. La cosa bella di questa famiglia è che questo ragazzo è in seminario, José Antonio, e vorremmo pensare di aiutarlo a diventare un giorno sacerdote. Perché lo vogliamo aiutare? Perché anche questa famiglia è vittima di violenza. Proprio in quest'anno, alcuni mesi fa, il 6 di giugno, hanno perso il loro papà, che lavorava nella polizia. Sono usciti da Acapulco verso la regione di San Luis de Acatlán e nella notte dovevano prendere dei delinquenti nei cartelli del narcotraffico. Arrivati a questo piccolo paese, sono stati loro attaccati dai trafficanti, dai cartelli, e il papà ha ricevuto una pallottola in testa. È rimasto vivo, lo hanno trasportato a un primo piccolo ospedale, poi da questo ospedale in elicottero l'hanno portato qui ad Acapulco, però non ce l'ha fatta e il 6 di giugno è morto. La signora è rimasta vedova, vogliamo essere vicino a lei, ma vogliamo essere vicini anche a questa famiglia provata dalla violenza di un uomo buono che ha dato la sua vita proprio per la sicurezza di questo paese, per togliere questa grande violenza da questo paese. E quindi chiedo a tutti voi di poterci qui dare un aiuto e aiutare
José Antonio negli studi del segnale. Un saluto a tutti gli ospiti da qui. Ecco, buco la nostra dolce Maria. Grazie. Qui con il Vescovo di Acapulco stiamo visitando le carceri dove sono stati veramente messi poi le persone che hanno in qualche modo ucciso il nostro Felix. È una vicenda davvero triste. Pensate che in quel patio che vedete sono state massacrate 28 persone in un conflitto incredibile tra i cartelli dei narcos. E qui siamo, lo vedremo nella seconda parte, all'inaugurazione di un bellissimo asilo per i bambini che abitano lì. Qui siamo in una delle contrade di Acapulco e in queste contrade di Acapulco, che si chiama appunto La Laja, è ambientata la storia che abbiamo detto del nostro carissimo Felix. Vedete la gente che nonostante tutto frequenta la chiesa e che è presente con molta attenzione. Qui abbiamo la piccola Romina che, come sapete, è stato ammazzato il padre, che si chiamava Miguel. Al mio arrivo ad Acapulco gli ho portato un grande lecca lecca e mi saluta dicendo benvenuto a papà Gigi. Ma se c'è ancora un brevissimo istante, vorrei farvi vedere l'immagine di un'altra vittima di dolore, di violenza, perché non solo si muore, ma purtroppo anche si sopravvive con delle cicatrici incredibili. Grazie che ci state seguendo e continuate a seguirci con attenzione. Dulce Maria, che scrive con me il libretto Felix, non si è chiusa nella sua sofferenza, nel suo dolore, ma la sua sofferenza è stata la molla per la quale si sta dedicando agli altri. Un figlio diventerà sacerdote il prossimo anno e sono molto fiero di lui, ma Dulce è impegnata, pensate un po', in Messico, con la nostra associazione, per un programma che abbiamo dedicato proprio a Felix. Si chiama Felix Program 2021. 5 seminaristi vengono aiutati da noi a diventare sacerdoti con una piccola borsa di studio, adozione a distanza mirate sui seminaristi. Ma tornando al nostro libretto di Felix, come abbiamo detto spesso, non si va prima di tutto per aiutare, ma per essere aiutati. E il dolore di Dulce, scritto in questo libretto, che potete acquistare o comunque se mi mandate un messaggio WhatsApp, io vi posso inviare gratuitamente l'elettronico, il dolore di Dulce ci insegna come ogni dolore, perché il sottotitolo del libretto è «Attraverso la ferita entra la luce». Quando nella tua vita incontri il dolore formidabile, il dolore diventa maestro della tua vita. Spesso un grande dolore ci apre gli occhi. E così ha vissuto la nostra Dulce. Qui, proprio ad Acapulco, abbiamo inaugurato un refettorio nel carcere di Las Cruces. Prego di inviare le immagini. La nostra carità assume forme di comunione, spirito di corpo, come è avvenuto, mi piace ricordarlo, per l'associazione Semi di Rosa, delle maestre Pie Venerini,
nella creazione del dispensario medico di Zak Pota in Benin, per il sostegno all'associazione Pace in Terra impegnata nel riscatto di persone vittime della tratta degli esseri umani, emarginazione, disagio o gravi difficoltà economico-familiari, ed infine aiutando l'associazione Santina quest'anno per la realizzazione di un refettorio nel carcere di Acapulco, così come in tanti altri casi del quotidiano cui cerchiamo di fare fronte. Siamo nel carcere di Acapulco e qui è l'inaugurazione del nostro asilo in cui siamo presenti con queste mamme. Ascoltiamo la testimonianza che ci viene da Acapulco. Acapulco Guerrero, un carcere molto grande con più di 1600 prigionieri. Ci sono molte donne e ci sono anche moltissimi uomini. Siamo nel luogo in cui, grazie alla Gendarmeria Pontificia e al comandante Domenico Gianni, abbiamo realizzato un piccolo asilo oltre che il refettorio per malati psichiatrici. Da questo luogo vogliamo mandarvi un cordiale saluto. Sono con me delle persone importanti per questa opera, il nostro comandante che ha seguito i lavori, la nostra signora Sonia, che è assistente sociale e, diciamo così, insegnante nel carcere, il nostro braccio destro, Magda, che ha permesso di... Il carcere di Acapulco è un luogo veramente formidabile di meditazione. Come avete visto, la nostra opera è stata un refettorio, ma per prigionieri pensati con problemi psichiatrici. Mi chiedo quanto questa gente abbia bisogno di essere punita o quanto questa gente debba essere curata. E questo è un tema importante per tutte le carceri del mondo. Le carceri servono a punire o le carceri servono ad educare? A Chaliapalca, quella carcere che abbiamo visitato contro tutto quello che può essere il diritto umano, sembra di no. Qui ad Acapulco qualche parvenza di rieducazione esiste, ma la grande corruzione rende impossibile
veramente una forte, profonda ricostruzione umana. Vi ho portato con me in Messico, il Messico dei cartelli, il Messico della sofferenza, della miseria, il Messico del sangue legato a gente morta e di cui porto questo anello. Ecco il Messico che ci deve costringere a rivedere profondamente la nostra vita. Ma il Messico sono anche panorami incredibili. E voglio chiudere facendovi vedere delle immagini molto belle che ci danno un'idea anche gioiosa e bella del Messico, della gente vera e autentica che ho incontrato. Grazie per averci seguito.